Benvenuti ragazzi e ben ritrovati nel canale Play Channel It, ragazzi. Oggi siamo qua con un nuovo video e siamo qua con un video su, scusate un attimo, Clash of Clans. Un video dove vi farò un pochino vedere perché ho migliorato il mio villo. Adesso dovrò ancora migliorarlo perché sto cominciando ad migliorarmi le difese, a migliorarmi le mura, migliorare un pochino la tecnica di attacchi. E vi dirò oggi ragazzi che tecnica uso. Poi ragazzi, ieri veramente ho fatto un attacco che tipo sono rimasto what the fuck, ma non per la mia bravura, ma per il villo, perché è un villo veramente, questo qua ha usato un hack, o ha gemmato. Gemmato vuol dire quando una persona spende soldi per comprarsi le gemme. Tanto potete vedere, sono in canotta a fare video, ma vabbè, dai, tanto ho appena finito di fare palestra. Comunque ragazzi, come potete vedere, ho fatto un villo. Sono arrivato al livello 54, che comunque è vergognoso ad avere il livello 54 e avere il municipio a livello 9, lo so ragazzi, ma va bene, vi ho già spiegato nel precedente video perché ho fatto questa cosa. Comunque ragazzi, adesso mi sto facendo tutti i il mortai a livello 4, che sono veramente devastanti, e tutti gli stregoni a livello 3. Poi ho tutte le difese aeree a livello 3 che veramente ragazzi devastano, perché se gli attaccano per esempio con le mogolfiere che io uso o i draghi, veramente le difese aeree servono un casino e proprio distruggono un drago in giro di 5-10 secondi, quindi veramente, veramente devastanti. Allora ragazzi, prima di cominciare a fare io un attacco, devo vedere se c'ho abbastanza personale inteso abbastanza truppe, se no vi faccio vedere un attacco che ho fatto. Andiamo a vedere sul mio clan, credo di vedere ragazzi, ho scritto qua io: tu, oi raga, questo è un hacker, cavolo, un hacker. Dopo ho pensato, cavolo, forse avrà gemmato. Quindi ragazzi, adesso vi lascio, ho raffreddore, se avete notato, ho raffreddore qua nel naso, lo scherzo, e no, scherzo, no, vabbè, vi farò vedere questo replay, e voi nei commenti scrivetemi cosa potrà essere. Quindi vi faccio una domanda ragazzi, vi pongo una domanda, quindi 3, 2, 1, replay. Buona visione. Stavo zitto, non parlerò intanto. Come potete vedere ragazzi, sono entrato e cavolo, cosa posso fare? Qua c'era uno spazio, ho messo tre barbari giusto per vedere se ci sono delle bombe giganti. Non c'erano neanche quelle. Dato che dovevo spendere tutti, buttare tutti i barbari, ho detto boh, facciamolo, buttiamoli. Come potete vedere, c'ha tutti gli arcieri a livello 5, i mortai a livello 3, i cannoni a livello 4, tutti i Torri delle Stregone a livello 1, però c'ha il livello 10 e il livello 10 sia della regina e del re barbaro. Come potete vedere ragazzi, sono riuscito a entrare, a penetrargli dentro al rifugio, non altro. E come potete vedere, sono riuscito a distruggere il municipio e a farmi il trofeo. Comunque ragazzi, come potete vedere, scrivetemi il commento cosa poteva aver fatto questo personaggio. Devo soffiarmi il naso ragazzi perché sto morendo. Ma sì, vaffanculo il taglio, non li faccio perché non ho la possibilità, perché tipo il mio editor non me lo permette. Ma scherzo ragazzi. E come potete vedere, sono riuscito a distruggerlo. Ditemi voi nei commenti cosa ne pensate di questo essere patetico, no scherzo, ma questo personaggio, se ha usato le hack, ha usato i cash per farsi figo su Clash. Comunque ragazzi, come potete vedere, il mio villo si basa molto su risorse, perché in teoria il municipio lo metto fuori, perché così le persone mi distruggono il municipio, mi buttano via qualche trofeo, però mi lasciano le risorse. Non riesco a fare un attacco adesso perché non ho le truppe addestrate, ma vi faccio vedere un mio precedente attacco, se volete vedere. Registro degli attacchi. Come potete vedere, io vinco sempre perché sono un po' sfigato, lo so, ma mi interessavano i trofei per arrivare alla Lega Oro, perché voglio arrivare alla Lega Cristallo, dato che dopo, se io trovo un municipio, un villo in farming, di distruggo il municipio, mi faccio prima 2000 per il municipio distrutto, poi i soldi che potrei prendere dal villo, e poi sono, mi sembra, una ventina, 20.000
di Elisir e di oro ogni volta che vinci, quindi veramente vi fate un bel bottino. Come potete vedere, tutti i miei attacchi sto vincendo tranne questo, che ho fatto veramente una cavolata. Vi faccio vedere questo qua, il fail più eclatante che ho fatto. Non mi fa visualizzare i replay. Boh, del tipo questo qua l'ho attaccato e ho detto, boh, arrendiamoci, tanto ho già vinto, invece non avevo distrutto il municipio. Come potete vedere qua, ho vinto, ho vinto, ho vinto, ho vinto, ho vinto, ho vinto, ho vinto. Vi faccio vedere di cosa si tratta questi attacchi minimi, tanto avete già capito. Comunque, trovo il municipio, se è fuori, qua in verità mi sono dato anche abbastanza soldi, come potete vedere, faccio in velocità, aveva 126.000 d'oro. 329.000 di Elisir e distruggendoli prima il municipio e poi distruggendoli tutti, come si chiamano, le miniere d'oro ed Elisir, alla fine sono arrivato che mi sono fatto 100.000 e 100.000 di Elisir e di oro, che veramente sono veramente tanti tanti soldini di Elisir da spendere a vostro piacimento. Tanto qua c'ho i capelli che sono morti ormai, cioè vabbè. 10 secondi, 6, 4, 3, 2, 1. Bene ragazzi, questo qua è tutto per oggi. Spero che vi sia piaciuto. Era un video abbastanza di aggiornamento sul mio villo, sul mio fail che ho fatto, ma non ho riuscito a farvelo vedere, e su questo hacker. Quindi ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete un mi piace, un commento, iscrivetevi al mio canale se non siete ancora iscritti, a vedere i miei precedenti video per non spawnare più. Da qui è tutto, play, ciao, Nerita. Bella ragazzi, spero vi sia piaciuto.